Mister Claudio Solimina, a fine gara qui a Fondi 0-0, che diciamo è stato abbastanza gradevole come partita. Poi è chiaro che ognuno vede la partita in funzione della propria squadra. Un giudizio su questa gara? Ma sappiamo che era una partita abbastanza difficile perché loro venivano da una situazione un po' particolare e avevano problemi con l'allenatore, infatti hanno richiamato Lauretti, quindi sicuramente ha dato una scossa tra venerdì e sabato importante a livello psicologico a questa squadra. Primo tempo sicuramente meglio noi, potevamo far gol in un paio di circostanze, secondo tempo sapevamo che poteva esserci un ritorno del Fondi, così è stato, però abbiamo controllato abbastanza bene, anche perché oggi abbiamo delle assenze importanti e chi ha giocato sicuramente non ha sfigurato nei confronti dei titolari. Da quando lei è arrivato lì a Ciampino, la squadra ha avuto un buon ritmo, quindi quali sono le prospettive per questa squadra? Ma diciamo che era una situazione un po' particolare, questa era una squadra che aveva dei valori tecnici importanti, sicuramente erano un po' scarichi forse sotto a livello mentale, una squadra un po' scarica. Siamo riusciti un attimino a ricompattare bene, poi sicuramente le vittorie fanno Ora. morale, aiutano parecchio e sicuramente la squadra si è sbloccata. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare su questa strada perché abbiamo ampi margini di miglioramento Un sicuramente. 0-0 giusto, secondo lei? Ma diciamo che alla fine sì, però diciamo che come palle gol forse meritavamo qualche cosina in più. Un giudizio su questo Fondi Calcio, a parte il discorso che ha parlato di gestione di allenatore, ma come squadra Ma nel complesso? secondo me bene, ho visto una squadra, come dicevo prima, sicuramente secondo tempo abbastanza motivata, una squadra che voleva e cercava di fare risultato, però di fronte aveva una squadra che, ho detto prima, delle motivazioni giuste che si porta appresso da 2 mesi a sta parte, quindi un po' di difficoltà a trovare, però ho visto una squadra abbastanza pronta per cercare da rimettersi in carreggiata. Siamo nella zona del Pontina, che ne pensa di questa sfida Boville-Gaeta? Guarda, diciamo che queste sono due squadre che hanno un tasso tecnico forse un pochettino sopra alla norma. Io sono andato a vedere lo scontro diretto su Aboville e mi hanno fatto una grossa impressione tutte e due le squadre, sia a livello caratteriale che tecnico. È stata una partita decisa da un episodio e lo stesso episodio ce l'ha avuto il Gaeta con Santucci, che ci ha avuto la sfortuna di prendere il portiere, invece Testa ha fatto gol. Però due squadre che sicuramente diranno la loro fine a fine campionato, anche se in Comunque questo oggi momento 0-0 per il Boville e 6-1 per il Gaeta. vedo il Gaeta abbastanza favorito perché è una grossa squadra, è una squadra caratteriale, una squadra muscolare, una squadra di giocatori valici sia a livello tecnico che tattico. Prossimo turno per Ciampino, immagino in casa. Sì, abbiamo l'Artena, un'altra partita difficile. Però noi l'affrontiamo con la giusta determinazione, la concentrazione che stiamo mettendo in questi 2 mesi, sperando di continuare questa serie positiva. Grazie, alla prossima. Prego.